Dunque, per la prima volta di Treveccio, e per questo sono contentissimo di dare il benvenuto al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, grazie. Senta De Luca, noi non ci conosciamo personalmente, ma come le ho detto prima, io sono un suo follower, cioè la seguo da anni. Perché oltre a divertirmi in certe occasioni, sento una cultura politica di cui ho un po' di nostalgia. E quindi così. Senta, ha sentito le novità drammatiche sul conflitto? Io giro un po' tra molta gente, faccio servizi nei mercati, tra gli ambulanti, e quindi dove c'è la gente normale, quella che vive ogni giorno la sua vita, e non nego che sto notando un certo crescere di paura, cioè nel senso di dire: ma poi a noi che ci succede qui in Italia? Dobbiamo essere preoccupati sicuramente. Io osservo che quando scoppiano queste guerre è amaro dover constatare che l'Europa e l'America arrivano sempre in ritardo, sempre in ritardo. Quando cioè il conflitto è esploso e quando diventa impossibile un accordo di pace. Allora, dobbiamo parlare un linguaggio di chiarezza. Hamas è terrorismo puro, non c'è nessuna giustificazione per le uccisioni di bambini, per i rapimenti di ostaggi. Punto. Non può essere una giustificazione neanche la questione nazionale. Quindi, da questo punto di vista, massima nettezza. Dopodiché, ovviamente, rimane il problema della Palestina. Biden ha raccomandato agli israeliani di evitare gli errori fatti dagli americani dopo l'11 settembre. Spero che gli israeliani vogliano raccogliere questo appello di Biden. Io ho considerato sbagliata la posizione dell'Italia alle Nazioni Unite, l'astensione rispetto alla risoluzione che prevedeva l'apertura di varchi umanitari. Credo che la Meloni non abbia compreso bene la domanda. La domanda non era sulla responsabilità del conflitto. La domanda era su come e quando apriamo varchi umanitari per le centinaia di donne incinte, per i 100.000 bambini della fascia da 0 a 3 anni, per quelli che non hanno negli ospedali medicine, non hanno acqua, non hanno cibo. Allora siamo di fronte ad un tornante estremamente difficile. Se Israele continua in questa iniziativa e si carica della responsabilità, chiamiamolo come vogliamo, ma questo diventa un genocidio. Provate a immaginare 2 milioni di persone che si spostano dal nord, fanno questa migrazione biblica nel deserto del Sinai senza acqua, cibo e medicine. È una cosa francamente intollerabile. Il risultato è questo. Abbiamo avuto un'esplosione già oggi di antisemitismo. Questa è una delle cose, dal mio punto di vista, più preoccupanti che dobbiamo registrare. E poi, ovviamente, si crea un tale fiume di odio contro Israele che alla fine davvero noi dobbiamo temere per una esplosione di terrorismo. Auguriamoci che prevalga la ragione e auguriamoci anche che chi può decidere, Stati Uniti d'America, Russia, Cina, si decida a prendere delle decisioni, non a fare solo raccomandazioni. Allora, ieri a Roma la manifestazione a favore dei palestinesi, tanti giovani immigrati che vivono in Italia hanno giustificato il terrorismo di Hamas e l'estremismo islamico. Ascoltiamoli e poi voglio un suo commento. Sono terroristi? No.
se Hamas vi chiedesse di combattere per loro, combattereste? Sì. Che origini avete, ragazzi? Tunisini, però, tunisini, nati in Italia. Siete nati in Italia, quindi siamo nati in Italia, esatto, esatto. Vi sentite italiani o più tunisini? Più tunisini, in realtà. Sostengo tutta la Palestina. Quindi anche Hamas? Anche Hamas. Se ti chiedessero di combattere, ti schiereresti con Hamas? Sì. Cosa le viene da dire, Presidente? Rispetto al terrorismo occorre alzare un muro di cemento armato. Non c'è nessuna giustificazione possibile, né di carattere nazionale né di carattere patriottico. Il terrorismo va combattuto e sconfitto. Punto. Poi ovviamente dobbiamo comprendere che tanta parte degli immigrati vive una condizione di profonda frustrazione. Per loro anche queste espressioni di estremismo diventano in qualche modo una forma di affermazione di identità. Identità. Da questo punto di vista noi dobbiamo aiutarli a uscire fuori dal fiume dell'odio. Ma, ripeto, li aiutiamo ed evitiamo che ci sia questo fiume di odio che si diffonde in tutto il mondo se prepariamo noi le soluzioni per la vicenda palestinese-israeliana. Da questo punto di vista dobbiamo anche avere il coraggio di dire che, proprio perché Israele è una democrazia, Netanyahu non è né Peres né Rabin. Netanyahu ha tollerato l'insediamento di 700.000 coloni in una condizione di totale illegalità e questo ovviamente ha creato un motivo di tensione permanente. Non va bene. Allora dobbiamo prendere in mano la situazione medio orientale e decidere al di fuori di Israele e della Palestina, decidere con le grandi potenze qual è il punto di equilibrio che riteniamo giusto per la sopravvivenza del mondo civile. Punto. Lei ha scritto un libro che io ho letto e ne consiglio la lettura, che è questo qui, Vincenzo De Luca, nonostante il PD, fra partito fluido, PNRR al palo, Sud tradito e passioni tristi. Nel sottotitolo c'è praticamente una microesposizione di quello che viene detto poi nel libro. Devo dire che il libro non abbiate perplessità ad acquistarlo, perché non è il solito libro scritto dal politico dove, a parte che gliel'ha scritto un altro, dove si dice che il mondo dovrebbe essere migliore, che cioè questo e quell'altro. No, il libro di De Luca, lo dico con convinzione, è il libro di un politico che scrive cose chiare come quando parla, concise come quando parla, e che soprattutto io questo libro il sottotitolo l'avrei messo Andare al punto, perché in tutti gli argomenti questa è una sua caratteristica, va al punto, come ha fatto ora con... Per cui... Io non sono nessuno per dire nulla, però io vi consiglierei di leggerlo, poi vedete voi. La ringrazio. Ovviamente il titolo è evidentemente provocatorio, sì, ma la riflessione sul PD ha valore, ma semplicemente in relazione all'Italia e alla democrazia italiana, altrimenti non interesserebbe nessuno. Sì. Ha valore questa riflessione perché la democrazia italiana ha bisogno di una forza politica di opposizione autorevole, seria e credibile e di una grande forza politica nazionale in grado di governare un paese ancora oggi segnato da fratture profonde sul piano territoriale nord-sud, sul piano dell'occupazione, sul piano delle infrastrutture, sul piano della sanità. Dunque è una riflessione alla fin fine sul destino dell'Italia e sui doveri che noi abbiamo per costruire una prospettiva di governo. Ma mi dica una cosa, lei viene da
una formazione politica solida. In più abbiamo una caratteristica comune, siamo laureati tutti e due in filosofia. Lei, ha scritto una tesi su Bacone, se mi sono informato bene. Dico bene? No. No. No, era su Gramsci. Ah, Gramsci. Bacone è uno dei miei punti di riferimento. Ah, è ecco, uno allora, vedi, qualcosa c'era. Che ho citato parecchie volte. Appunto. Vediamo sulla scena politica del nostro paese tanti dilettanti allo sbaraglio che fanno davvero paura. Paura. La politica è una cosa seria. Se deve essere un'attività che mira a cambiare la società, che mira a migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone di carne ed ossa. La politica è questo. Se i partiti e la politica non servono a questo, sono cose assolutamente... Mi sono segnato alcune paroline dolci che lei nel tempo ha rivolto ai suoi colleghi. Le elenco brevemente. Miserabili, poveri uomini, nullità politiche, cialtroni, idioti. Mi sono perso qualcosa? Ma credo di no. Vedo che lei si è commosso per la delicatezza degli epiteti che ho usato. La prego. Io sono uno dalla facile, De Luca. Caro direttore, la prego di credere che sono epiteti pienamente appropriati. Nel PD è in atto un metodo di selezione in negativo, cioè più perdi, più vai avanti. Sì. Perché non si valorizza il merito, si valorizzano le correnti, le consorterie, le tribù. E perché ovviamente uno che come me ha assunto da sempre un principio irrinunciabile per la sua attività politica è scomodo. Questo principio è il seguente: la verità viene prima delle bandiere di partito. Punto. Chiaro? Chi non lo condivide vada al diavolo. Non mi ritenga sadico, ma voglio farle sentire alcune parole della segretaria del PD, Elly Schlein, su quel che considerano una grande battaglia del centro-sinistra. Poi voglio farle una domanda specifica. Vediamo il servizio. Per noi la società più sicura è quella più inclusiva, che non marginalizza e non discrimina e non lascia indietro nessuno, tantomeno le persone LGBTQIA+, per cui continueremo a lottare per una legge contro l'odio e contro le discriminazioni che loro hanno affossato con un applauso vergognoso. Per il matrimonio egualitario, anche, perché bisogna fare un passo in più. Diritti sociali e civili per noi non sono scindibili tra di loro. Chi vuole dividerli o fa le classifiche della loro importanza ha di solito un problema, con gli uni o con gli altri, o più spesso con tutti e due. Noi andiamo avanti. Lei ha scritto che il primo problema della Schlein è che non si capisce cosa dice. In relazione alle cose che abbiamo ascoltato, io credo che il tema dei diritti sia un tema importante. Faccio due considerazioni. La prima è un tema che va affrontato in termini non ideologici. È un tema che tocca la sensibilità e l'etica profonda di ogni individuo. Su queste vicende dei diritti noi abbiamo rischiato di rompere i rapporti con tutto il mondo cattolico. Questa è una cosa inaccettabile. Il tema dei diritti va affrontato con la sensibilità, l'equilibrio, la misura e il rispetto per le posizioni di ogni essere umano. Secondo, vanno bene i diritti, ma se vuoi governare l'Italia e candidarti a governare l'Italia, devi riempire i grandi vuoti programmatici che ha il Partito Democratico. La sicurezza, non diciamo una parola, questa è una parola scomparsa nel linguaggio politico del PD, e non si capisce che questo è un bisogno umano fondamentale, innanzitutto per la povera gente. La sicurezza, la giustizia, una riforma profonda della giustizia, non questo balbettio che continuiamo a ripetere. La palude burocratica dell'Italia che va prosciugata, e non diciamo una parola. Le imprese,
non possiamo avere un'idea delle imprese ottocentesca. Fra gli imprenditori ci saranno anche figli di buona donna, ma l'impresa, un imprenditore, è un progetto di vita per una famiglia, per un gruppo dirigente. E se non creiamo ricchezza non avremo neanche le risorse per costruire i grandi servizi di civiltà. E poi il Sud, che in questo momento è calpestato, è assolutamente penalizzato dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dei fondi infrastrutturali. Bene, un partito che si candidi a governare l'Italia deve darsi un programma in grado di parlare alla maggioranza del popolo italiano, altrimenti avremo bandiere al vento, ma governeranno gli altri. Ho capito. Abbiamo elaborato un cartello sulle priorità, tra le quali non risultano quelle che ha detto lei. Le priorità sono queste. Non so se può vederle, Presidente. Diritti LGBT, migrazione come risorsa patrimoniale e transizione ecologica. Questi sono stati definiti i quattro obiettivi cardine. Non ce n'è neanche uno di quelli che ha detto lei. Detta così la cosa, siamo avviati sulla strada giusta per il suicidio politico. No. Un momento. Vede, direttore. Ma c'è qualche flebo che possa salvare da questo suicidio? Qualche medicamento? Bisogna aprire un dibattito politico serio. Innanzitutto bisogna darsi un linguaggio non autoreferenziale. Questi parlano la lingua morta. Quando io parlo di anime morte, parlo di dirigenti che nei territori di appartenenza non rappresentano nulla, non li conoscono nemmeno, non sono in grado di conquistare neanche il voto della madre, non so se è chiaro. Un partito che ha questo gruppo dirigente non va lontano. Chiaro? Allora, guardiamo dall'altra parte, guardiamo l'attività di governo, perché spesso mi dicono anche persone che sono critiche con il governo Meloni, ma l'alternativa qual è? In questo momento il governo Meloni ha maturato pienamente il vizio che avevano tutti i governi precedenti. L'annuncite, si annunciano cose che poi scompaiono. Lei ricorda gli extra profitti delle banche, dovevamo tassare, scomparsi. Hanno presentato asili nidi gratuiti per le donne che hanno più di due figli, sono scomparsi. Flat tax non se ne parla. Tempo di lavoro ridotto non se ne parla. Recupero dell'inflazione per il sistema pensionistico, tranne che per le pensioni che sono il triplo della pensione minima, non si recupera per altre pensioni neanche il tasso di inflazione al 100%. Abbiamo solo una misura importante ed è la riduzione del cuneo fiscale, che ovviamente porterà un incremento nelle buste paga, ma con due criticità. La prima è che è una misura che vale solo per un anno e che quindi non si tradurrà in un aumento dei consumi per il sistema economico del nostro paese. La seconda criticità è che questi 15 miliardi per tagliare il cuneo fiscale sono altri debiti. Non è che abbiamo ridotto le spese, sono altri debiti che lasciamo a quelli che verranno dopo di noi. Quindi oltre i 160 miliardi di debiti contenuti nel PNRR aggiungiamo altri 15 miliardi di debiti, che significa per il nostro paese dover pagare negli anni futuri dei tassi di interesse sul debito pubblico spaventosi. Ormai siamo arrivati a 100 miliardi di euro l'anno di interessi che paghiamo sul debito pubblico. È chiaro che in queste condizioni non avremo mai le risorse per grandi politiche. Secondo lei, governatore, c'è spazio per fare delle manovre non aggiungendo debito ma tagliando? Credo di sì. Dobbiamo dire ovviamente con molta serietà e gli spazi sono estremamente limitati, quindi grandi fantasie non sono consentite a nessuno.
sarebbe in difficoltà anche un altro tipo di governo. Solo però che vorrei chiedere a quelli che stanno governando oggi, ma era proprio necessario inondare l'Italia di palle e di promesse che sapevate già che non si potevano mantenere? La flat tax, la riduzione dell'età pensionabile, quota 41, 40, 39, lo sapevate che non c'erano le risorse. Allora è capitato in questo anno una cosa singolare che denuncio nel libro. Sì. Ho registrato l'apprezzamento, l'esaltazione contemporanea, parlando della Meloni, della coerenza e della incoerenza. La Meloni è apprezzata perché è stata coerente, non ha partecipato a nessun governo. Per la verità non l'hanno voluta al governo. Comunque, coerente perché non ha fatto parte del governo. Bene, cavalcato, Novax, microcorporazioni. Va al governo, fa esattamente il contrario e abbiamo l'esaltazione della Meloni 2. Quindi l'esaltazione contemporanea della coerenza e della incoerenza. Ma questo non è un paese serio, perché le forze politiche hanno anche un dovere di educazione alla democrazia. Devono educare i cittadini italiani ad apprezzare, a valutare, a giudicare i programmi per quello che sono e anche la coerenza dei programmi, altrimenti moriremo di trasformismo, che è un'altra qualità del mondo politico italiano. Senta, mi dice una cosa buona sul PD? Si è preso il tempo di bere. Due. Si è preso il tempo di bere per rifletterci. No. Mi ero. No, mi erano già presenti. Abbiamo due cose importanti. Abbiamo una rete di militanti di base. PD rimane una grande comunità politica nazionale, è l'unica forza politica nazionale. Abbiamo militanti che continuano a fare i militanti nonostante il gruppo dirigente del PD. E poi abbiamo una rete di amministratori che è davvero straordinaria, impegnati nei territori a volte in una condizione di totale solitudine ad affrontare i problemi delle comunità. Queste sono le due grandi risorse. Ma allora perché i candidati non li prendono tra questi amministratori? Perché sono dei masochisti, mi pare evidente. Dei masochisti? Dei masochisti o è sempre meglio una ciofeca a uno che ha il cervello? Antonio Gramsci diceva che il sistema del grande uomo e del cameriere fare il deserto per emergere e distinguersi. Gli attuali dirigenti, la gran parte, non bisogna generalizzare, hanno interesse non a circondarsi di dirigenti forti, ecco, appunto, autonomi, appunto, strutturati. Appunto. Hanno interesse ad avere mezze pippe a fianco a sé. E questo è il risultato. Volevo... Senta, le faccio vedere, c'è il tema carissimo che a lei, quello della sicurezza, l'hanno chiamata sceriffo, l'hanno chiamata in tutti i modi quando faceva il sindaco. Ormai sono diventato un buon samaritano. Sì. Sono. Allora, le faccio vedere questa clip sulla sicurezza, perché dalle nostre parti, cioè a Milano... insomma stanno succedendo cose abbastanza gravi e poi vorrei da lei che è per la tolleranza zero e vorrei sapere cosa si deve fare in quest'Italia qui per il grande tema della sicurezza o come dicevano gli americani nella Costituzione libertà dalla paura. Le faccio sentire la clip e poi ne parliamo. Sono in questo stato perché, cioè, ho appena rischiato di, non lo so, qualsiasi cosa, veramente essere stuprata barra rapinata ed ero qui in centro a Milano. Sono ancora in stato di shock, ma spero che questo video possa contribuire a far capire a determinate persone qual è la situazione. Stavo al semaforo e a un certo punto vedo che c'erano questi due
ragazzi extracomunitari che mi iniziano a puntare e a indicare e a urlarmi: cambio il lato della strada verso, cioè lateralmente, per mettermi in mezzo alla strada e urlare al taxi di fermarsi. Questi ragazzi mi iniziano ad inseguire e a venire a urlarmi delle cose in una lingua che penso fosse arabo, non lo so. Questo taxi si è fermato mettendosi tipo tra me e questi, cercando di separarli, e mi ha fatta salire veramente un angelo. Io già ringrazio il cielo che non mi sia successo niente, però vi dico, state attenti, veramente. Ormai bisogna prendere un taxi anche letteralmente per attraversare la strada. E noi ci occupiamo in questa trasmissione di sicurezza tutte le puntate, perché è la nostra linea editoriale. E il sindaco di Milano ed altri sindaci dicono, sostengono che il sindaco in quanto tale non può fare un granché, al massimo il 20%, il resto non lo devono fare le altre forze. Lei, nella sua esperienza di sindaco, ha dimostrato il contrario. Cosa si sente di dire a questi sindaci in generale sul tema della sicurezza? Cosa dobbiamo fare? Non c'è dubbio che il tema della sicurezza è un tema di competenza ovviamente delle forze dell'ordine, questo è del tutto evidente, ma per quello che sta succedendo fra le giovani generazioni, per quella che è diventata la vita sociale nelle notti della movida, per quello che sta accadendo fra le giovani generazioni, noi davvero rischiamo di non poter più vivere nei nostri quartieri. Ovviamente è un tema maledettamente complesso e non abbiamo una sola risposta. Certo. Abbiamo un influsso dei social che hanno un effetto devastante. Abbiamo qualche volta trasmissioni televisive che, facendo finta di fare prodotti di avanguardia, in realtà fanno pubblicità alla camorra e fanno diffondere le abitudini dei camorristi nei quartieri popolari di Napoli. È chiaro, allora noi dobbiamo intervenire a 360 gradi, dobbiamo intervenire nelle scuole, dove occorre recuperare il principio di autorità che è stato completamente annullato, dobbiamo intervenire nei quartieri, nelle associazioni di volontariato, nelle famiglie, ma arriviamo sempre a un punto nel quale è necessaria la repressione. Chiaro? Quindi dobbiamo abbassare l'età della punibilità per quanto riguarda le fasce più giovanili e dobbiamo avere forme di controllo nelle notti della movida, anche intervenendo in maniera dura sul tema della repressione. L'ordine pubblico non coincide con la repressione, chiariamolo. Certo. È un tema più complesso, ma dobbiamo a un certo punto intervenire, perché non possiamo aspettare che cambi il mondo per poter vivere in tranquillità e difendere le nostre famiglie. Lei ha citato una mia esperienza da sindaco. In 30 secondi gliela racconto. Quando abbiamo preso i manganelli per i vigili urbani, sì, me lo ricordo, era il periodo di invasione degli albanesi, arrivavano a decine di migliaia. Lo ricordo perfettamente. Capita una sera che nella piazza della ferrovia due albanesi facevano i parcheggiatori abusivi. Due vigilesse li fermano, li invitano ad andarsene. Questi due cacciano fuori dalla tasca due coltelli a serramanico e glieli puntano alla gola. Allora decidemmo di dare uno strumento di difesa ai vigilanti. E qui abbiamo scoperto una anomalia demenziale del nostro paese, cioè i vigili possono avere le armi da fuoco, ma per avere uno sfollagente devono avere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Un paese di dementi. Ovviamente abbiamo superato il problema, sa come? Abbiamo trovato una fabbrica, credo, di Brescia. Come l'avete superato, scusi? Abbiamo trovato una fabbrica di Brescia che produceva un oggetto di ottimo artigianato con un'anima d'acciaio di 80 centimetri con un rivestimento di plastica dura bianca fosforescente. Quindi noi abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo acquistato non i manganelli, ma
200 mazzette di segnalazione. E siamo rimasti contenti tutti quanti. Scusi, a questo punto la chiamo sindaco, ma con quelle mazzette di segnalazione avete anche segnalato qualcuno? Le posso garantire che hanno avuto un effetto pedagogico straordinario. quell'oggetto, ecco, una manganellata fra capo e collo è più efficace di 100 ore di educazione civica. Non lo porteranno più il coltello in tasca. Diciamo che lei è il Montessori del manganello, insomma. Va bene. Senta, se mi devo prendere io una coltellata, è meglio che te la prendi tu una manganellata. No, no, certo. Anche il ragionamento fila. Io sono toscano, anche dalle nostre parti funziona così. Senta, cosa ne pensa della chiusura del numero chiuso all'Università di Medicina? Una vergogna nazionale, una situazione di camorra legalizzata, un giro di centinaia di milioni di euro, una misura totalmente demenziale. Non abbiamo medici. I nostri ragazzi se ne vanno in Romania, in Bulgaria, in Almania a studiare e noi ci consentiamo il lusso di porre barriere all'ingresso nella facoltà di medicina. Primo. Secondo, ho segnalato un dato che è drammatico. Ci sono decine di migliaia di ragazze e di ragazzi costretti l'ultimo anno delle superiori a studiare, a chiudersi in casa per un anno per preparare l'esame di Stato e contemporaneamente prepararsi per i quiz a 5.000 euro ogni prova, a 8.000 euro. È camorra, ma possibile che nessuno abbia girato la testa per ascoltare questa denuncia? Abbiamo decine di migliaia di ragazzi che devono essere accompagnati dagli psicologi. Senta, una vergogna. Non le racconto i quiz per... Non le racconto? I quiz? No, no, i quiz li ho visti io. Sì, sì, sì. Sì, sì. Chi ha preparato questi quiz dovrebbe avere 20 anni di carcere. A prescindere. Ce n'era uno in medicina sul Risorgimento. Non so se l'avevano sbagliato con le cure ricostituenti. Forse Risorgimento... No, no, c'è di meglio. Ormai le famiglie mi segnalano ovviamente i vari quiz. Quello più bizzarro è della settimana scorsa. Qual è il sistema di coltivazione del pomodoro adottato dagli Aztechi e dagli Incas? E questo è fondamentale. Ma lei si farebbe fare uno... Per un buon medico. Una flebbo da uno. Ma che scherza. Ma cose da fare. Ma che scherza. Un altro... Ma vuol quando mettere si è inaugurata la... un buon vaccino Incas. Sì. Lei scherza, ma... Quando si è inaugurata la Transiberiana per collegare Mosca con l'Oceano Pacifico. Vabbè, andiamo avanti. Ma andiamo avanti, Presidente, meglio. Però andiamo avanti, ma rimango in università. Che ne pensa di quella università che vuole sostituire la parola Natale con festa d'inverno? È un'idiozia. Io non manderei mai un figlio o un nipote in una università del genere. Ma com'è possibile? Ma come diavolo, e poi, ma che diavolo insegnano questi in questa università? Ma per l'amor di Dio, c'era un grande papa non molto valorizzato che era Papa Ratzinger, il quale ricordava nelle sue encicliche, in particolare Spe Salvi, che per dialogare, per avere un dialogo fra i popoli, sì, tu devi avere una sostanza tua, devi avere una tua identità, sì, non puoi dialogare
con gli altri che hanno un'identità e tu che un'identità non ce l'hai. Quindi manteniamoci il nostro Natale e il nostro crocifisso nelle scuole. Senta, a lei le piace mangiare i fichi? Ma in generale sì. Sì. Mi dica dove vogliamo andare a parare. No, volevo sapere se si ricandida. Noi intendiamo completare il programma che stiamo sviluppando nella Regione Campania. Noi la Giunta. Cioè dobbiamo realizzare almeno... Noi la Giunta, sì, sì, intende, non è un dobbiamo plurale maiestatis. Sì, sì, sì. Non è no, un... non mi attribuite pure questo, se no... No, ma sto scherzando. Dobbiamo completare 15 ospedali nuovi, il sistema dei trasporti completamente rinnovato perché era zero, il piano per l'autonomia idrica della Regione Campania per avere la piena autonomia l'acqua potabile. Finisca lì. Dobbiamo completare il programma di digitalizzazione, eccetera. Quindi dobbiamo completare il nostro programma. E quindi mangerà il fico, insomma. Non lo so, non faccio fatica a capire il fico, ma a Firenze com'è, vedete, sta cosa del fico com'è? Ma c'è uno che si chiama Fico che dice che si vuole candidare alla Regione Campania. Ma noi siamo... Ora ha capito. Gliel'ho detto. Buoni samaritani. Lei m'ha samaritani. Lei m'ha fregato, tutti, Presidente. A braccia aperte. Lei m'ha fregato perché ha fatto finta di non capire. E io ci sono cascato come un allocco. Ci sono cascato. Napoli ha vinto sulla Toscana. Allora no, accoglieremo a braccia aperte tutti, sì, quelli che si vogliono candidare. Sì. Tutti. Senza manganello fosforescente. Li accoglieremo sul nostro se. No, quello no. Presidente, la ringrazio molto. Mi ha fatto molto piacere averla. Grazie a lei, direttore. Grazie a lei, grazie. Grazie. Buona serata. Grazie, direttore, grazie. Arrivederci.